Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio parlare di due parate semplici che le facciamo o le insegniamo subito i primi giorni in cui viene i ragazzi nuovi in palestra, o se vi ricordate quando eravate giovani, le prime tecniche di parata che abbiamo fatto. Ma no, chiaramente non voglio illustrarvi il discorso tecnico, ma un significato un pochino più profondo. Vai! Sì ragazzi, le mitiche parate, le prime che abbiamo imparato, Sotuke, Uchuke. Ma siete proprio sicuri che si chiamano, cioè, questa Sotuke e questa Uchuke? Ma non che sono sbagliate, che le fate male, no, proprio il significato, la parola Sotuke, Uchuke. Allora facciamo un passo indietro. Qualche anno fa, non molti anni fa, prima del Covid, faccio un salto ad Okinawa, così dietro l'angolo. Faccio il mio viaggio a Okinawa, il viaggio della vita che tutti voi dovreste fare, anzi ve lo consiglio per aprirvi un po' di più la mente. Insomma, vado a Okinawa e mi alleno con i migliori karateka maestri al mondo. Uno dei tanti che mi è rimasto nel cuore, Yogi Sensei del Konan Ryu, tra l'altro uno stile che sto portando avanti. Siamo a far lezione, niente po' di meno che nel Budokan, dove si allena sempre Ryukyuna. Tra l'altro l'ho trovato in allenamento con Sakumoto proprio una di quelle mattine in cui mi stavo allenando con Yogi Sensei. Vabbè, chiudiamo la parentesi. Il maestro a un certo punto parla di Uchuke e Sotouke. Wow, allora ci fermiamo un attimino e torniamo un pochino indietro. Maestro, gli chiedo, ma chiaramente a quel tempo c'era Alessandro Arangio, che è un grandissimo karateka che è di stazza là ad Okinawa, tra l'altro il mio maestro di questo stile è anche di bastone, e che ci faceva da interprete e ci diceva veramente che a Okinawa, o almeno da Yogi Sensei, era chiaramente nitido il discorso del Uchuke e Sotouke. Questa cosa mi ha un po' turbato, come tante altre cose. Chiaramente, facendo un altro stile, tanti principi di karate vengono a meno, quelli che hai imparato fino ad ora, come l'ikite che non va tirato troppo indietro ma un pochino avanti, per si apre la mano per salvare lo sterno, proteggere lo sterno e tante altre cose. Quindi questa cosa mi ha veramente un po' turbato, fino a che vai. Fino a che, ragazzi, faccio indagini un po' più approfondite. Chiaramente, cos'è che cambia? Allora, il discorso, come abbiamo sempre imparato noi in Italia dai grandi maestri giapponesi che sono venuti qua negli anni 60, chiaramente era inteso il discorso Uchuke dall'interno, cioè da dove nasce la parata. Quindi Uchuke dall'interno, Sotouke parata dall'esterno. Chiaramente a Okinawa, che poi fece che diciamo approfondimenti proprio là sul posto, proprio di lingua e di modi di interpretare l'arte proprio sul posto, era visto, cioè è visto un po' diverso. Cioè questa parata qui dall'esterno verso l'interno viene chiamata Uchuke perché è verso l'interno, quindi il discorso cambia. Non è dall'esterno, è verso l'interno, e l'altra è verso l'esterno. Quindi dipende dal punto di vista, cioè se vogliamo far nascere il discorso da dove nasce oppure per dove sta andando la parata. Quindi cambia molto il discorso dei nomi. Chiaramente pensate voi, io fresco vengo dall'Italia e abbiamo sempre detto Sotouke, Uchuke, io per 40-50 anni di lavoro arrivo là, mi guardano un po' strano, mi dicono no, fermo un attimo, no, questo è Soto, questo è Uchuke, e lì mi è cascato un po' il mondo, anche per altre cose, vediamole, vai! Allora ragazzi, in questo video non mi volevo divulgare tanto, ma ci voglio mettere dentro un'altra cosa. Kokusudachi, il mitico Kokusudachi che tutti noi shotokanisti abbiamo sempre, fin da quando siamo entrati il primo giorno in palestra, imparato, studiarlo e continuiamo ancora oggi a farlo. Vado sempre a Okinawa e mi dirigo con gli amici che erano con me da Morinobu Sensei, uno dei massimi esponenti mondiali dello Shorin Ryu, l'ortodosso dello Shotokan. Siamo in palestra sotto casa sua, un piccolo dojo. Sapete che Okinawa, le realtà di dojo sono molto diverse, i grandi maestri se li aprono praticamente in casa, si parla di 3, 4, 5 allievi a volta, non pensiate alle nostre super palestre che abbiamo. Siamo lì a fare le tecniche e parliamo di Kokusudachi. Ci guarda un po' e ci dice, ma questa parola in quest'isola
non esiste. E lì ci rifacciamo una doccia fredda. Ma come mai, Coxudaci, questa posizione gliela facciamo vedere, no? Tutte le maniere. E lui dice, no, questa posizione, cioè questa parola nell'isola di Okinawa non esiste. Esiste il Neko Ashidachi, che non è il nostro Shotokanisti molto corto col tallone su che conoscete meglio di me, ma praticamente è un Koksudachi come lo facciamo noi, molto molto corto, quasi in piedi, e praticamente non si chiama Koksudachi. Questo nome non ha nessun tipo di significato ad Okinawa, o almeno dove sono stato io, metto le mani avanti, non mi crocifiggete, ma praticamente quello che intendono loro si chiama Neko Ashi, che è praticamente un Koksudachi estremamente corto, un po' riprende un po' le mitiche foto del grande Funakoshi nel Karate Jitsu o anche Karate Nyumon, quei classici libri che scrisse il grande Funakoshi. Ho avuto però altri riscontri anche qui proprio in Italia. Vai! Ok ragazzi, proprio qualche giorno fa, proprio prima di fare questo video, mi invitano a uno stage, vi dico proprio, Filcam qui vicino a casa mia, viene giù degli amici della Valtellina tutti gli anni e mi invitano allo stage. Porto i ragazzi, fanno allenamento, io ormai sono anziano, sto lì e che guardo. A un certo punto il maestro di turno sento che dice la parolina magica. Allora sì, si chiama Sotoke, ma però se andate dall'altra parte del mondo, Okinawa, si chiama anche Uchuke. Wow! Ciao, qualcuno che la pensa e che è informato come me. Finisce lo stage, parliamo due secondi. Wow, ma com'è sta storia? Eh sì, ma ti ricordi che già è vero? E insomma, e viene fuori il discorso e mi nasce la voglia di fare questo articolo. Praticamente, ragazzi, le conclusioni sono queste, cioè ricordatevi sempre di non rimanere troppo scatolati nel discorso tecnico e limitato alla nostra nazione o al nostro continente. Guardate sempre un pochino più là, chiaramente oggigiorno ci abbiamo tutti i mezzi possibili, non è che per forza bisogna andare fisicamente a Okinawa o nella grande isola o dove volete, ma basta fare un click, guardate tutto quello che volete vedere e vedrete e spulciate, e anzi vi invito a farlo. Vedete che ho ragione. Uchuke o Sotoke? Boh, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Ciao al tempio massimo, al prossimo video.